Prima di iniziare il video vi rubo un secondo. Se state cercando un fantacalcio in inglese che possa garantirvi premi incredibili, come vedete in sovraimpressione, vi invito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione. Scegliete Serie A Fantasy. Fatemi sapere se siete interessati a qualcosa del genere e appunto divertitevi, create la lega, comprate i calciatori, è tempo di fantacalcio. Serie A Fantasy e premi incredibili. Devo dire la verità. Mi mancava registrare qui nella mia postazione, qui nello studio. Ovviamente quando vado a fare delle scappatine al mare si fa di necessità virtù, si registra dovunque, anche con il nuovo microfono che avevo comprato. Tra l'altro qualcuno mi aveva chiesto dove ho acquistato quel microfono, in descrizione ci sono tutti gli attrezzi che utilizzo per fare video. Invece qualcun altro mi ha chiesto se era possibile vedere il nuovo tatuaggio, ma ve l'avevo mostrato ieri, ragazzi. Perché magari qualcuno l'ha confuso con questo. No, il tatuaggio è questo. Sono fatto una sorta di braccialetto e soltanto c'è un ospite che ieri sera mi ha fatto una gran festa quando sono tornato. Una sorta di braccialetto che mi piaceva a livello estetico. No, non ha nessun significato. E ok, ho rubato questo minutino di affaracci miei. Adesso iniziamo a parlare della Juventus. Intanto nel pomeriggio dovrei riuscire a portarvi un nuovo contenuto abbastanza interessante, perché dovrebbe esserci Giovanni Albanese a fare qualche chiacchiera con noi, a rispondere a qualche domanda. Quindi se avete qualcosa da chiedere a Giovanni, per favore scrivete qui sotto nei commenti quelli che sono i vostri dubbi e le vostre perplessità. E proprio da Giovanni vorrei ripartire, perché comunque tra lui e Gazzetta ci sono state alcune rivelazioni fronte attacco. Ma prima di tutto affrontiamo ancora l'argomento Rugani, dato che ieri avevamo parlato. Attenzione, perché sembra essere arrivata addirittura un'offerta dal Galatasaray di circa 10 milioni di euro e la Juventus avrebbe passato poi la palla a Rugani per decidere. Io ieri vi dicevo, mi sembra difficile una partenza di Rugani per via dell'ingaggio e roba del genere, e invece qualcosa magari si sta muovendo, eppur si muove, dicevano, anche se l'Empoli sembra aver fatto una richiesta molto molto scomoda alla Juventus, e cioè, dato che Rugani guadagna 3 milioni, pagatecene due voi, uno lo paghiamo noi, insomma. Una proposta abbastanza, come posso dire, non interessante. Qualcosa di meglio me l'aspettavo, sinceramente. Però vi dicevo, se parte in Serie A magari in qualche squadra come l'Empoli, mi immagino una trattativa stile quella che aveva portato Rugani al Cagliari. Ecco, una roba del genere che poi l'aveva di fatto riportato alla Juventus l'anno successivo. Però meglio di niente, forse. È ovvio che se esce Rugani significa che la Juve sta andando su un altro profilo, magari più interessante di Rugani, che possa concludere al meglio il reparto difensivo. Io non so se avete la mia stessa sensazione. Io ve lo ripeterò fino alla nausea, siamo tremendamente indietro nella costruzione della rosa. Eppure, gli altri anni, quando eravamo indietro, perché anche gli altri anni eravamo abbastanza indietro negli ultimi giorni, gli altri anni avevo la paura di non riuscire a completarla. Invece io qua, da un momento all'altro, ho la sensazione che qualcosa possa accadere. Non so se è perché sono influenzato dall'ultimo mercato invernale della Juventus, dove davvero in due settimane, una settimana, 10 giorni, è stato fatto di tutto, o se sono semplicemente un illuso. Quindi ho proprio questa sensazione che da un momento all'altro il mercato Juve possa riaccendersi e ripartire forte tra cessioni e ingressi. E rinnovi, perché Fagioli sembra prossimo essere un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Sembra prossimo essere, suona malissimo, ma sta per trattare il rinnovo di contratto che lo confermerebbe eventualmente per la prossima stagione in prima squadra della Juventus. E io direi anche meno male, o almeno comunque valutarlo poi dopo almeno una partita ufficiale, perché non dimentichiamoci mai, tra infortuni e squalifiche, anche ieri abbiamo fatto l'elenco, ma solo a centrocampo Rabiot, Pogba, McKennie non saranno presenti, Arthur verosimilmente non sarà più un calciatore della Juventus, ne stanno a essere pochi, Locatelli, Zaccaria e appunto Rovella, Fagioli, Miretti, che ricomincia ad allenarsi proprio in questi giorni. Quindi potere ai ragazzi, potere ai giovani. E credo che vada fatto anche un parallelismo interessante, come è stato per dire Tonali al Milan. Milan ha aspettato Tonali, è stato bravo ad aspettare Tonali. Ora tutti i giocatori, tutti i ragazzi hanno una storia differente, però secondo me Tonali è una morale forte che ci passa al Milan, cioè un calciatore che può far bene un primo anno in Serie A in una squadra che deve salvarsi come Brescia, poi in una big, primo impatto fa fatica, ma non è mica da scartare, non è da crocifiggere, non è da mettere sul mercato, non è da non credere più in lui.
dico sempre 2 anni, ragazzi, nella valutazione dei calciatori, soprattutto se ancora giovani, perché se poi si rischiano veramente le figuracce o i rimpianti. Quindi sono contento della possibile, potenziale, probabile, scegliete voi il termine, conferma di Fagioli, proprio perché secondo me il Milan l'anno scorso ci ha dato una lezione, e perciò intendo a tutta Italia, di come si fa a vincere anche scegliendo una strada diversa da quella che magari noi abbiamo scelto tante volte negli ultimi anni. E quindi secondo me non c'è da seguire solo quella. Per me il mix tra esperienza, ma che poi anche il Milan ha fatto, perché basti pensare a Florenza e Giroud, Ibrahimovic, lo stesso Magnan, che comunque non è vecchio, però sicuramente più esperto rispetto a Donnarumma. Secondo me il Milan ha fatto una buona rosa, ha lavorato bene, poi i frutti li ha raccolti. Penso che la Juve debba seguire questa strada, cioè un paio di giocatori, 3-4 giocatori con un'età media abbastanza alta, e gli altri invece devono essere freschi. E proprio per questo andiamo a parlare dell'attacco, perché anche qui qualcosa si sta muovendo, qualcosina si potrebbe muovere. Tanto Mertens come vice Vlahovic è uno dei nomi che sta circolando. Io qua sono un po' titubante. Mertens a me piace tantissimo, non è un discorso di caratteristiche tecniche quanto più di caratteristiche fisiche, perché Mertens per definizione non è una prima punta, lo è diventato una prima punta grazie a Sarri, che ha visto del potenziale, lui l'ha messo lì e gli ha fatto probabilmente fare una carriera che diversamente non avrebbe fatto, gli ha allungato la carriera, gli ha migliorato la carriera. Però io non lo vedo in questo momento come vice Vlahovic, perché da avere Vlahovic a avere Mertens cambia tutto. Per dire, faccio un esempio banale, non so se l'avete notato, in Juventus Real Madrid la Juventus iniziava sempre l'azione con Perin che si faceva passare la palla da uno dei due centrali, o Bremer e Bonucci, e poi si andava su Danilo e Danilo lanciava lungo su Vlahovic per cercare di spostare le maglie del Real Madrid, cercare di aprirle. Vlahovic spizzava per Di Maria o per Ken, che andavano a fare il taglio. Questa è stata una delle palle che abbiamo provato più in assoluto come ripartenza dal portiere. Quindi giocarla bassa per poi lanciarla con i terzini sulla punta, la spizzata che crea lo spazio. Questo con Mertens difficilmente lo puoi fare, quindi anche lì dovresti riadattarti. E tante volte l'abbiamo visto la Juventus che su Vlahovic cerca l'uscita con il pallone alta per cercare di saltare il centrocampo. È ovvio che magari con il ritorno di Pogba e con la qualità di Fagioli, Rovella e Miretti a centrocampo, non hai nemmeno più la necessità di saltarlo il centrocampo, perché bene o male sono tutti giocatori tecnici di palleggio e possono gestire meglio il pallone, quindi anche a Mertens possono arrivare più palloni puliti. Però se queste sono le idee, se questo è il lavoro che hanno fatto in questi giorni di preparazione, pensare a un Mertens lì davanti, devo dire la verità, faccio un po' fatica a vederlo. Poi è ovvio che a seconda di quello che l'attaccante, io lo dico sempre, l'attaccante è il giocatore che ti fa cambiare il modo in cui il pallone deve circolare, perché devi servirlo, devi cercare di arrivare a metterlo in una condizione migliore per far gol. E quindi a seconda se ne hai uno alto o uno basso, a seconda se ne hai uno tecnico o uno che fa sportellate, devi giocare di conseguenza. Lui ha quelle caratteristiche, la squadra deve adattarsi a lui, e quindi potrebbe essere anche qualcosa a rotazione a seconda dell'attaccante. Però davvero Mertens mi sa di nome strano, poi non so nemmeno se lui possa essere interessato a venire alla Juventus. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa. Aggiungo Raspadori, perché è uno dei nomi che si sta facendo. Allora, mi sembra di tornare un po' indietro nel tempo, perché ora sembra tornata la diatriba Zaniolo o Raspadori. Io ve l'ho sempre detto, se Zaniolo costa 60 e Raspadori costa 20-30, prendo Raspadori. Non perché lo consideri più forte di Zaniolo, ma perché secondo me in questo momento sono due profili interessanti tutti e due. Forse Raspadori è anche più utile alla Juventus. Qualcuno non sarà d'accordo con me, ma poi eventualmente, se la Juventus andrà a insistere su Raspadori, vi spiegherò. Ma tante volte vi ho già illustrato i perché, quindi secondo me potete benissimo capire da soli perché secondo me Raspadori come ala sinistra è perfetto eventualmente nel 4-3-3 di Allegri, nonostante io sia dell'idea che Raspadori renda molto meglio sotto punta, dietro una punta, nel 4-2-3-1 del Sassuolo. Però questo ti apre anche la possibilità di giocare 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda delle necessità, e con tanti centrocampisti fuori, attenzione che magari questa è l'idea della Juventus. Però vi dico anche che se devo ragionare su Zaniolo, che può arrivare in prestito con obbligo di riscatto biennale sulla base di una 50 milioni di euro, e Raspadori su un prestito con le stesse caratteristiche sulla base di 40, allora forse 10 milioni in più preferisco investirli su Zaniolo. Ma secondo me sia 40 per Raspadori che 50 per Zaniolo, o addirittura 60 come si legge in giro, sono altissimi, senza considerare il fatto che probabilmente se in questo momento
ho la possibilità di investire 40 milioni, poi magari il prestito biennale quindi non ce li hai fisicamente, non riesci a mettere adesso, delle due piuttosto che Raspadori cercherei di migliorare un po' tutto il resto della rosa. È anche vero che Raspadori andrebbe magari a tappar di quel buco come ala sinistra, è anche vero che non è il suo ruolo, come non è il ruolo di Moise Kean, e quindi anche lì dovreste sempre adattare due calciatori che però rispondono perfettamente alle caratteristiche che cerca Allegri in quel ruolo lì, ed eventualmente anche per il ritorno di Chiesa, perché Chiesa, l'abbiamo già detto tante volte, Allegri lo vede magari come più attaccante rispetto ad esterno, e quindi si potrebbe ragionare sul 4-3-3 per arrivare ad aspettare Chiesa proprio con Kean e Raspadori, che per caratteristiche, per quello che vuole Allegri in quella posizione, ci possono giocare come. Insomma, una bella sventagliata di notizie, sciabolata morbida di notizie. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate in quello che vi ho detto. Partiamo dalla cessione di Rugani, passiamo per il rinnovo di Fagioli e poi il vice Vlahovic con Mertens e Raspadori, che potrebbe essere il colpo ancora, magari quello un po' più grosso a livello economico. Però qualche dubbio su spendere tanto budget su Raspadori o su Zaniolo, sinceramente ce l'ho. Voglio sapere se è una cosa condivisa o ce l'ho soltanto io.